Noi faremo quello per cui siamo nati, cioè portare avanti una prospettiva di governo che è l'opposto di quello che state sentendo in campagna elettorale e che non dice vi do i bonus, le pensioni, il 10.000 euro ai diciottenni, ma dice gli italiani spendono 40 miliardi l'anno per curarsi privatamente per le liste d'attesa, bisogna mettere a posto quello. I giovani italiani alla fine del secondo ciclo di studi escono 40% impreparati contro una media europea del 20%, e questo è il patto generazionale, investire ogni euro su questi due punti e poi combattere la povertà del lavoro, il che vuol dire il salario minimo, e su questo sono d'accordo con Conte, lo sono sempre stato. Penso che 9 euro è una cifra giusta, sotto i 9 euro non dovrebbe lavorare nessuno, e lottare contro le false cooperative. Guardi, le false cooperative sono la cosa che sta portando la povertà lavorativa in Italia. Cioè gente che viene pagata 5 euro all'ora per la sorveglianza, apriamo la pulizia, NCC, sorveglianza. Le pulizie, le mense, ecco, tutto questo deve chiudersi. E poi i rigassificatori, i termovalorizzatori che si fanno e si fanno rapidamente anche prendendo misure estreme. Io mi ricordo la battaglia che ho fatto per fare la TAP, sono finito sotto scorta per quello che mi dicevano i 5 Stelle, il tentativo di Di Maio di cancellarla. E dunque penso che questo è un programma, ed è un programma in buon senso, non è di destra o di sinistra, perché ha elementi che possono sembrare di sinistra, come il fatto del salario minimo, di pagare 9 euro chi lavora, ma non è di sinistra, è una cosa di buon senso. Ecco, questo sarà quello che faremo.